Buona domenica e benvenuti all'appuntamento settimanale con Racconti di Gusto, Territorio e Cucina. E in questa prima puntata vi saluto da Vasto, dalla splendida riserva naturale di Punta d'Erci. In questo nuovo appuntamento settimanale faremo dei viaggi davvero emozionanti alla scoperta della grande bellezza dei nostri territori. Scopriremo e conosceremo insieme le eccellenze enogastronomiche, le storie, i luoghi e le persone che hanno scritto l'identità più autentica di Abruzzo e Molise. Il nostro viaggio comincia proprio dal territorio. Oggi siamo presso la riserva naturale di Punta d'Erci, incastonata tra il blu del mare Adriatico ed il verde delle rigogliose colline che abbracciano la splendida costa abruzzese. In questo splendido scenario nasce un vino che sa di mare e di sale, un vino che racconta tutta la bellezza di una terra magica e suggestiva. Andiamo a conoscere l'azienda Terre d'Erce. Mi piace di più di questo lavoro è soprattutto di stare in mezzo alla natura, stare a contatto con i miei vigneti, i nostri vigneti e la nostra passione di cui noi lavoriamo intensamente per produrre un vino di qualità e soprattutto mi trovo in un contesto naturalistico a ridosso del mare della riserva di Punta d'Erci e la nostra passione, questa mi dà soprattutto molta soddisfazione. Eccoci qui, allora ci troviamo in questo contesto naturalistico di cui fu fondatore la buonanima di mio nonno, che purtroppo non c'è più da oramai da 10 anni circa. Lui era nel 1960 quando cominciò a investire su questo territorio, comprò un lotticino sulla quale costruì casa, che è tuttora esistente, casa dei miei genitori, poi pian piano a macchia d'olio ci fu questa evoluzione.
portata avanti da mio padre, che tuttora adesso coltiva questi splendidi terreni con la quale io e mio marito adesso stiamo cercando di portare avanti con tanto onore e tanta passione. Ci piace tanto il contatto con la terra e poi il contatto con le persone, la commercializzazione. Ci sono tanti progetti in mente che porteremo sicuramente avanti, stiamo investendo su questi progetti perché credo che si possa fare anche di più, non solo in campo enogastronomico, ma possiamo collegare il settore enologico al mondo del benessere. Infatti su questo mi sono diplomata 2 anni fa, nel 2019 circa, in Spa e Beauty Manager. Quindi vi lascio questa chicca, seguiteci e vedrete la nostra evoluzione. Da premettere che siamo una famiglia con esperienza sulla viticoltura molto, anzi, il nonno di mia moglie risale questi vigneti nel 1962. Abbiamo iniziato a fare questi vigneti dal 62, siamo stati quasi i primi di questa zona. Dopo, successivamente, con mio suocero Salvatore, hanno acquistato altri vigneti nella zona di Pollutri e dopo abbiamo iniziato l'imbottigliamento 5 anni fa. Ho fondato io questo marchio Terre d'Erce, che è dedicata alla Erce e alla Dea della Fertilità. E con questa passione stiamo facendo dei frutti molto importanti a livello nazionale e a livello internazionale. Giornata lavorativa, soprattutto allora, quando parliamo della vendemmia, ci alziamo presto la mattina con i nostri dipendenti, organizziamo tutto per la raccolta, grazie soprattutto, ripeto, ai miei suoceri e alla famiglia di mia moglie, che loro sono i proprietari. Facciamo questa lavorazione, iniziamo con la raccolta. Dopo la raccolta vengono messe, facciamo la qualità soprattutto nelle casse e andiamo in cantina e grazie al nostro enologo produciamo i migliori vini separando le masse. I nostri vini che produciamo qui nella nostra zona soprattutto sono Montepulciano e Pecorino e abbiamo una piccola quantità di Falanchina, anche se nella nostra zona però ci abbiamo un IGP, ma soprattutto produciamo Montepulciano e Pecorino. I primissimi ricordi, ricordo con tanto affetto e tanta stima quando mi diplomai in agraria, io sono perito agrario e lavoravo i terreni, cioè ho finito gli studi e lavoravo direttamente i terreni con mio padre e mia mamma, avevamo 13 ettari di terreni a vigneti e veramente bello, bellissimo e adesso gestisco una struttura turistica, diciamo un ristorante, ma veramente preferisco a 1000 tornare indietro, buttarmi nell'agricoltura, veramente con tanto rispetto per carità, però il contatto con la natura è imparagonabile. L'importanza nel nostro territorio è che escono dei vini che hanno molta sapidità perché sono a ridosso del mare, soprattutto i bianchi hanno una sapidità e una mineralità inconfondibili, molto buoni e soprattutto vanno soprattutto abbinati con i piatti a base di pesce, perché con questa sapidità si accompagna bene questi crudite di pesce.
Tra i tanti progetti che vi stavo qui a illustrare, ci sarà adesso a breve termine un implemento, diciamo, della linea, della nostra gamma dei vini. Usciremo con un riserva di Montepulciano che dedicherò con tanto amore a mio nonno, che non c'è più, proprio per ricordarlo e per portargli l'onore e la stima di tutto ciò che ha fondato tanti tanti anni fa. Il contatto con le persone, con la terra, soprattutto con la terra. Io stessa in primis vado a fare dei lavori nei vigneti, proprio mi rilassa talmente tanto che lo faccio con tanta passione e poi con tanto onore pubblicizzo, diciamo, il frutto, il raccolto, quindi mi piace poi la partecipazione a eventi, a fiere, portarlo su con tanto onore, con tanta questo sacrificio che mio nonno e mio padre hanno fatto, quindi per me questa è la cosa più bella e fantastica di questo mondo. Vedere soprattutto i nostri vigneti dalle potature, dai germogli, dai piccoli grappi, lavorarci dentro, stare a contatto con i dipendenti, fare la raccolta e vedere il prodotto finale in bottiglia è la più grande soddisfazione per me personale. Le nostre attività che facciamo qui in azienda sono soprattutto delle degustazioni con i nostri prodotti, i nostri vini, sul colle della riserva di Punta Terce, a ridosso della spiaggia di Mottagrossa, che ha un fascino particolare soprattutto nel tramonto, e i clienti rimangono veramente soddisfatti e entusiasti di questo posto. Un'altra cosa bellissima di questo mestiere è lavorare a tu per tu con a fianco a mio marito, quindi dividiamo tutto, cresciamo insieme, siamo in evoluzione insieme, quindi questa è una cosa, sono fortunata, devo dire, sì. Come tutte le cose, in tutti i settori, l'inizio è sempre un po' complicato, difficile, però tutto sta, come si dice, nel partire. Una volta che si parte, si prende la mano, si prende due mistichezza e poi resta tutto molto fluente. È veramente un fiore all'occhiello, siamo veramente fortunati, abbiamo questa sorta di esclusiva all'interno di questo contesto naturalistico che ci invidiano in tanti. E si possono fare tante cose, sempre comunque, diciamo, tenendo considerazione di alcuni vincoli naturalistici, paesaggistici, però comunque sia rispettiamo il minimal, rispettiamo comunque diciamo tutto ciò che la natura ci dà. Cerchiamo di valorizzarla al meglio. Credo che sia stupendo vivere questi posti, questi paesaggi nelle ultime ore pomeridiane. Cioè, a volte vengo qui proprio anche solo per rilassarmi, perché si vede questo sole che tramonta proprio sul mare ed è una cosa veramente paradisiaca. Sicuramente avete fatto un bel primo piano sui vigneti e sul terreno. Partiamo da lì, è un terreno alluvionale, quindi anche molto profondo.
con una bella composizione, sono terreni di medio impasto con una modesta percentuale di calcare, il che rende il terreno molto adatto per la viticoltura, ma specialmente in questi periodi qua, perché adesso vediamo tutti quanti che ci troviamo di fronte ad estati, ma anche inverni, veramente molto siccitosi, molto asciutti. Quindi, avendo questi terreni profondi, la vite riesce ad attingere ad un serbatoio d'acqua in profondità che permette di superare e di vincere periodi che altrimenti sarebbero anche molto, molto stressanti. Per cui ci dobbiamo ritenere veramente, veramente soddisfatti. Io farei anche un piccolissimo excursus storico, no? Perché noi abruzzesi abbiamo come questo scarso retaggio del passato, come se per noi la viticoltura fosse una scoperta recente. Tutt'altro perché nella fascia litoranea la coltivazione della vite è sicuramente di epoca pre-romana, quindi parliamo di ben oltre 2000 anni di storia in cui la vite trova veramente un connubio perfetto sia col terreno sia con l'ambiente che ci circonda. Io personalmente ho fatto delle ricerche storiche. Chiaramente le datazioni sono un po' più recenti, intorno al 1100-1200, che testimoniano un commercio molto frequente di vino da tutto l'areale adriatico, quindi dai due porti principali, quindi dal porto di Ortona, dal porto di Vasto, principalmente verso Venezia, che faceva un po' da monopolio per quanto riguarda il commercio di vino, poi veniva portato anche molto lontano fino in Inghilterra. Per cui dobbiamo avere un bel riscontro e capire che la nostra viticoltura ha radici antiche, quindi non dobbiamo far altro che ripercorrere e andare quello che i nostri avi hanno fatto veramente da sempre. Quindi territorio molto, molto vocato, ambiente molto particolare. Qui siamo su una terrazza a strapiombo sul mare, che è veramente un impatto paesaggistico unico. Ma non è solo la bellezza del territorio, seppur importante, è il fatto che riusciamo ad attingere a delle brezze marine che ci permettono una bella escursione termica, quindi con inverni particolari, ma soprattutto con queste nottate mai troppo calde, con questa brezza quindi che rimescola spesso il clima, l'ambiente, l'umidità mai eccessiva, il che permette alla vite di accumulare maggiori sostanze aromatiche e non essere troppo predisposta per le malattie fungine che normalmente amano un ambiente umido. Quindi sono territori veramente molto, molto, molto vocati, che tendenzialmente lasciano diverse tracce poi nel vino che poi abbiamo già degustato prima, ma poi continueremo a degustare anche dopo. I vini in questo territorio hanno una caratteristica comune, un filo rosso che accompagna un po' in maniera trasversale sia i bianchi che i rossi. Questo filo rosso è legato alla grande bevibilità, alla piacevolezza. Se vogliamo, non abbiamo delle corposità troppo invadenti, ma dal mio punto di vista questo è anche un vantaggio, anche perché molto spesso un buon bicchiere di vino si deve far bere bene, si deve far riconoscere per la fragranza aromatica, e tutta questa gran potenza, tutto sommato, se ne potrebbe fare anche a meno, visto che molto spesso il vino si sta abbinando ad occasioni di consumo sempre più conviviali, sempre più informali, quindi basati un po' sulla piacevolezza pura. Allora, facciamo un breve excursus. Innanzitutto abbiamo un bianco molto particolare, che è la Falanghina. La Falanghina è il tipico vino che ha una dotazione acidica molto elevata, quindi una grandissima freschezza, e in questi anni di eccessiva presenza dell'irradiazione solare veramente può essere una marcia in più. Ha una gamma di profumi molto interessante, che dal fruttato varia un po' più verso lo speziato, per cui la Falanghina, che in Abruzzo in realtà non viene prodotta tanto, però ci sono alcuni produttori che ci credono, ed è veramente una proposta che può essere interessante da provare anche come abbinamento particolare per questo territorio. Abbiamo invece il pecorino, che ormai è diventato il nuovo classico, quindi vitigno autoctono reintrodotto non più tardi di 20-25 anni fa nei nostri territori, però ha ritrovato
un abbinamento spettacolare col nostro ambiente. Il pecorino che caratteristica ha? Caratteristiche di grande freschezza aromatica, questi aromi che vanno dalle erbe aromatiche con un bouquet molto ampio fino a sentori che variano verso l'agrumato, verso il pompelmo, veramente molto interessante e anche molto succoso. Dal punto di vista gustativo esprime qualcosa ancora superiore dal mio punto di vista, esprime una grande freschezza, una grande presenza gustativa che io definisco come un ritmo, quindi come un qualcosa che possiamo percepire in bocca, che ci dà piacevolezza, che ci dà sapidità, direi quasi salinità. Poi qua stiamo in un territorio in cui la salsedine è molto ben presente, quindi questo si trasferisce pari pari nei nostri vini e abbiamo una ricchezza e una piacevolezza veramente interessante. A patto, perché poi devo dire, non dobbiamo stare attenti a che cosa? All'epoca di maturazione, perché il pecorino ultimamente non ama queste raccolte un po' tardive, quindi dobbiamo stare attenti quando arriviamo al giusto equilibrio tra acidità e grado zuccherino, che poi diventa grado alcolico, dobbiamo essere veloci a raccogliere. Noi preferiamo raccogliere la mattina presto, quindi idealmente alle 6 siamo già in campagna e cerchiamo di finire entro le 10 per portare in cantina un'uva con la dotazione aromatica integra, perfetta per essere sviluppata nel migliore dei modi. Montepulciano è il vitigno principe dell'Abruzzo, lo conosciamo un po' tutti. Qui lo interpretiamo con un vigneto particolare dell'età di circa 30 anni, rigorosamente a pergola abruzzese. Perché pergola abruzzese? Perché ci dà la possibilità di intercettare al meglio i raggi solari, ma oltretutto di realizzare una schermatura che ci consente di avere delle uve quanto mai equilibrate, quindi non troppo gradazione zuccherina, non troppa gradazione alcolica, ma equilibrio che noi poi sfruttiamo con un affinamento in un caso veramente molto breve, nell'altro caso invece come dire, un po' più ricco, fatto con delle barrique di rovere francesi che ci permettono di avere due prodotti di livello differente ma con la stessa piacevolezza. Quindi Montepulciano rappresenta sicuramente la chiusura ideale per i vini Terre d'Erce. Grazie soprattutto ai miei suoceri e a mia moglie che si sono fidati di me e soprattutto del marchio Terre d'Erce. Ringrazio a loro soprattutto. La mia soddisfazione enorme è stata produrre la mia prima bottiglia, è stata la bottiglia del vino pecorino Motta Grossa, è stata la mia prima soddisfazione dedicata a questo territorio che è a ridosso della spiaggia di Motta Grossa. E si conclude qui la nostra puntata in compagnia di Anna, Nicolino e Carmine e adesso andiamo a scoprire il piatto dedicato. Ed eccoci all'appuntamento con il gusto, con la cucina e con il piatto dedicato. E noi per questo siamo tornati a trovare il nostro grande amico, grande pizzaiolo e anche grande cuoco Luciano Passeri. Ciao Luciano! Ciao Jennifer, bentornata! Hai visto che bella questa azienda, quanto sono belli questi vigneti? Fantastico, che davvero fantastico. Rompono l'orizzonte di Punta d'Erci. Stupendo! E noi abbiamo bisogno di un qualcosa che si abbini perfettamente a questi vini meravigliosi e soprattutto al pecorino Motta Grossa, che è stata la prima bottiglia del nostro Nicolino Travaldini. Allora, io per questa occasione ho pensato di riprodurre una pizza un po' particolare. Definirla pizza è un po' riduttivo perché è un impasto molto particolare abbinato al mare, quindi ad un gambero rosso, con della cipolla, del limone, e andiamo a fare un piatto
molto prelibato. Che bello, quindi, perché poi arriva questo profumo che ci ricorda in qualche modo l'estate. Beh, certo. È vero che è finita, però comunque ci sono ancora queste bellissime giornate e poi questo rimando con il mare è davvero, anche davvero perché, interessante. Anche perché questo prodotto, questa pizza cotta al vapore, che diciamo un po' il mio fiore all'occhiello, si assomiglia ad una spugna, no? Quindi come quelle che si trovano in mare, vedi? Incredibile. Torna al suo posto. Qui abbiamo un impasto molto particolare. Abbiamo un preimpasto fatto con una biga, che è un prefermento, una biga grassa, nel senso che io ci metto dell'olio all'interno extravergine nel preparare questa biga e la conservo a una temperatura controllata. Dopodiché che facciamo? Quindi questa ha fatto 24 ore, la andiamo ad impastare con l'altra, come vedete ha un colore un po' scuro perché noi usiamo farine di tipo 1, diciamo abbastanza grezze, non preferiamo lavorare con delle farine 00, come in questo caso andremo a rinfrescare con una farina che è un miscuglio evolutivo, chiamiamolo così, sono circa 1500 grani messi in un campo, lasciati autoselezionare, e da qui è nato questo prodotto. Qui ci sono grani duri, grani teneri, di tutto. La completezza, anche quindi, del gusto. Sapori pazzeschi, profumi, arriva un profumo. Odori. Quindi che cosa andiamo a fare? Semplicemente, ovviamente per questioni di tecnica non vi posso riprodurre tutto l'impasto, qui faremo un'altra puntata specifica. Andiamo a mettere tutto ciò che è la parte del prefermento al 50%. Come ho fatto il prefermento? Mi sposto avanti, così lo vedete. Come ho fatto il prefermento? Un chilo di farina, 40% di acqua, quindi 400 grammi di acqua, l'1% di lievito fresco di birra, chiamato di birra, ma è lievito compresso, e 5% d'olio extravergine di oliva, impastato a mano pochissimo, messo ad una temperatura controllata per fare questa maturazione. In questo caso poi andiamo a mettere l'altra parte di farina, quindi l'altro chilo di farina, perché nella prima fase c'era un chilo, seconda fase di farina, d'impasto, l'altro chilo di farina, andiamo a mettere il lievito, che in questo caso per me nel rinfresco è un lievito naturale, quindi un lievito madre in crema, mettiamo il lievito, mettiamo l'acqua, ah no aspetta, il malto perché gli serve, perché il malto che cos'è? Il malto è un miglioratore naturale per il nostro lievito. Di che cosa è ricco il malto? Il malto è ricco di enzimi, quindi di alfa e beta amilasi, che aiutano a scomporre la parte dell'amido, cioè la parte complessa dello zucchero che conteniamo, che è contenuta naturalmente all'interno della farina, in glucosio, che aiuta appunto a far mangiare, perché il lievito si nutre solo di glucosio. Arriva un profumo incredibile, tra l'altro questo malto sembra quasi una sorta di miele. Esatto, perché ha questo aspetto estratto un po', di malto. Un po' quelloso. Chi non ha il malto può utilizzare anche il miele a volte. Esatto, giusto? Il miele. Questo me l'ha insegnato un mio caro amico, che è un grande pizzaiolo, ha una pizzeria a San Buceto, ah, si chiama Foconè. Poi ci andiamo a mettere la parte mancante di acqua, sia del prefermento biga e sia dell'impasto finale. Quindi andiamo a mettere l'acqua che serve, iniziamo l'impastamento, completiamo con il sale, verso il 7º-8º minuto mettiamo il sale, chiudiamo l'impasto al 15° minuto con un filo d'olio, creiamo una boccia, un impasto, sì. Lo lasciamo riposare circa 20 minuti, formiamo delle palline per questa dimensione di 200, 180, 200 grammi, lasciamo lievitare un'ora, un'ora e mezza, stendiamo in una teglia adatta, lasciamo rilievitare ulteriormente, andiamo in cottura in un forno a vapore. Questa è una cottura al vapore, prima cottura al vapore. Ecco perché poi è così cuociamo morbida. Anche, poi facciamo anche una seconda cottura, sì. Che invece è fatta in un padellino, giusto? No, questa è stata cotta nel padellino nel forno a vapore e poi verrà cotta semplicemente in un forno ventilato classico da cucina, in modo che anche i miei colleghi chef possono riprodurre lo stesso prodotto senza avere un forno da pizza per forza. Fantastico, quindi praticamente avremo una pizza super croccante ma morbida all'interno. Esatto, croccante fuori, sottilissimo velo di croccantezza sulla parte superficiale, all'interno sofficità e scioglievolezza pazzesca. Vi posso garantire che è davvero così, perché questa è la mia pizza preferita. Però la parte bella di questa ricetta arriva proprio adesso, perché poi dal momento che abbiamo questo impasto dobbiamo in qualche modo farcirlo con qualcosa che gli renda davvero onore. Esatto, una volta cotta la pizza, finita la cottura di questa pizza, andiamo a posizionare sopra la pizza, una volta tagliata in 6 spicchi, della burrata, della stracciatella di Putignano, quindi anche qui rimaniamo in zona
di Puglia, quindi rievoca sempre il mare e la campagna, dei gamberi rossi di Mazara del Vallo, quindi qui andiamo proprio nel mare della Sicilia, aceto di vino rosso, acqua, zucchero, cipolla rossa di Tropea, scorzetta di lime, sale Maldon alla fine per completare il piatto. Andiamo ovviamente a fare la marinatura e cottura della cipolla rossa in una base acida di aceto e acqua, lasciamo raffreddare impellicolata in modo che si va a creare per diverse ore, prendiamo queste foglie, petali, li chiamiamo così, di cipolla, le andiamo a appoggiare sopra la burrata, mettiamo il gambero che andiamo a pulire, andiamo a condire con dell'olio extravergine oliva, un pizzichino di sale, un po' di salsa di soia, mettiamo sotto vuoto e andiamo a cuocere per 10 minuti a 55 gradi. Adesso però facciamo una cosa, sì. Spostiamoci in cucina subito e facciamo un po' tutti i passaggi necessari, andiamo, per completare la nostra pizza. Ed eccoci, siamo in cucina e il nostro chef sta pulendo questi gamberi. Sì, beh, io quando li pulisco cerco di toglierli già l'interiore in modo che dopo non lo vado a infilzare con lo spiedino, no? Una volta puliti, ovviamente con tutta la parte del carapace ci andiamo a fare una bisque che usiamo per altre tipologie di lavorazioni, perché come tu ben sai in cucina non si butta mai niente. Noi lo diciamo sempre, non si deve buttare via nulla, anche perché poi si riescono ad ottenere delle preparazioni incredibili, cioè esatto, con la bisque possiamo fare praticamente di tutto ed ha questo sapore così intenso. Io con alcune parti le vado ad essiccare e ci faccio una polvere. Addirittura? Sì, che dà molto sapore, molto sapida e dà colore. E con l'altra parte delle teste un po' schiacciate, un po' spremute, ci vado a fare la bisque. Ecco, vedi, tu hai detto una cosa molto interessante, molto importante. Dà molto sapore. Questo cosa significa? Che possiamo anche ridurre l'utilizzo del sale, perché quando noi andiamo ad insaporire attraverso elementi naturali o anche attraverso le spezie, possiamo anche diminuire l'apporto di sale. Una volta puliti i nostri gamberi, dobbiamo condirli. Sì, una leggera condita con olio, sale, olio di extravergine di oliva, un goccetto di olio, un goccetto di sale, un po' di salsa di soia, leggera leggera. Quindi salsa di soia, olio evo. Sì. Questa non la so pronunciare io, quindi... Che cos'è questa? La salsa, Worcester? Esatto, solo che io non la facile, so pronunciare. Worcester. Non mi è mai riuscito, sai quelle cose... Dai, prova. Worcester. Allora sono io che dico, ma Worcester. Ok, adesso la andiamo a mettere nel sacchetto del sottovuoto. Una volta sottovuotata andremo a cuocerlo, come dicevo prima, 55 gradi, 10 minuti. L'operazione successiva consiste nella preparazione delle nostre cipolle di Tropea. Sì, cosa facciamo? Prendiamo la cipolla, la spacchiamo grossolanamente. Poi questa cipolla si caratterizza proprio per la sua dolcezza, delicatezza. La andiamo un po' a sfogliare in questo modo, tipo proprio dei petali. Adesso andiamo a mettere 200 g di zucchero, sì, 250 g di aceto di vino rosso, 250 g di acqua. Ci andiamo a mettere le nostre cipolle e poi andiamo sul fuoco. Le cipolle
dove sono pronte anche i nostri gamberi, e nel frattempo abbiamo anche acceso il forno, infatti si sentirà un rumore di sottofondo, ma è il nostro forno che sta giungendo a temperatura per cucinare la nostra pizza meravigliosa che abbiamo prima cotto al vapore. Le cipolle, a che punto si trovano? Allora, le cipolle adesso sono state cotte, lasciate marinare, diciamo così, e le andiamo a tagliare. Però una volta cucinate le nostre cipolle, poi dovranno rimanere 30 secondi. Spiego bene la ricetta. 250 g di aceto di vino rosso, 250 g di acqua, 200 g di zucchero. Ci si mettono le cipolle rosse di Tropea, o cipolla rossa, comunque è importante che sia una materia prima sempre di qualità, la mia filosofia ormai la conoscete. Lo mettete con l'acqua fredda, quindi nel freddo, andiamo a bollore. Quando bolle 30 secondi si spegne, il tempo di raffreddare un attimino la pentola, mettiamo sopra il cellophane e lasciamo coperto per circa 4-6 ore. Una volta raffreddato, il risultato è questo, si lascia nell'acqua di conservazione, in quella cosa che rimane, e andiamo a tagliarlo a listarelle per poi comporre la nostra pizza. Adesso apriamo i gamberi, li lasciamo asciugare e andiamo in cottura con la pizza. Ed eccoci, siamo pronti per comporre la nostra meravigliosa pizza. Come si chiama questa pizza, Luciano? Questa si chiama semplicemente mazzancolle. Mazzancolle, benissimo. Andiamo a tagliarla in 6 spicchi, come vedete. Ecco, facciamo vedere bene l'interno, guardate che meraviglia. Abbiamo la parte esterna molto molto croccante e la parte interna che è praticamente morbidissima. Esatto. Adesso il nostro Luciano la sta spicchiando, è corretto dire così? Sì. Questo è il momento più bello perché uniamo tutti gli elementi di questa pizza. Voilà. E ci siamo. Adesso iniziamo con della rucola. Rucoletta giusto per decorare. Andiamo a mettere un po' di stracciatella di Putignano. Che poi qui stiamo unendo dei sapori tanto diversi tra loro, ma che comunque regalano un grande equilibrio. Assolutamente. Abbiamo la dolcezza di questa stracciata e anche la parte un po' acidula, l'acidità della cipolla in agrodolce e la dolcezza del gambero, ma anche la sapidità perché hai messo anche la salsa di soia, insomma, quindi è anche... è un piatto complesso, molto buono. Io adesso c'ho anche, non lo dovrei dire perché non lo faccio, però c'ho anche la variante con la bottarga. Ah! Sì. Sopra, invece di grattugiare il lime, ci grattugiamo della bottarga. In questo caso ho preferito, visto il ricordo d'estate, il lime che dà questa freschezza, questo sapore. Sì, poi secondo me il lime dà anche un po' quel tocco esotico che tanto ci piace. Esatto. Ci fa pensare subito all'estate, alle feste. Perfetto. Non lo so, ci regala un po' un'aria di spensieratezza e poi ne abbiamo tanto bisogno, Luciano. Adesso andiamo a mettere le nostre mazzancolle. Voilà. Adesso una grattugiatina di lime.
Sì, senti che profumo. Sì, ma qui te ne sei dimenticato? Oh, vedi, vedi le donne. La nostra precisione. Purtroppo io sono maldestro. Quindi... Come si dice, il bello della diretta. Eh sì. Comunque io sono felicissima di aver inaugurato questo nuovo programma in onda ogni domenica su Rete 8 proprio insieme a te, Luciano. Grazie, sei troppo gentile anch'io di essere da parte tua una persona importante in questa manifestazione. In questa Beh, cosa. La tua professionalità è innegabile, così come anche la tua bravura e anche il tuo estro. Ecco qui. Ci siamo! Jennifer, io ho preparato la pizza, pizza? Pensando all'abbinamento con questo vino molto particolare, però adesso io ho cucinato e tu servi da bere, se no che facciamo? Ma molto volentieri, allora mi appoggio qui su questo saliere, anche se non si dovrebbe fare, e verso questo vino meraviglioso che secondo me in abbinamento con questa pizza sta veramente tanto tanto bene. Poi di solito si pensa sempre che la pizza vada abbinata con la birra, invece non assolutamente. Assolutamente vero. Noi vi dimostriamo come gli stereotipi in cucina non esistono, esiste ciò che piace. E poi, bravo, chiaramente, insomma, con le capacità, le conoscenze dei nostri cuochi, riusciamo sicuramente a fare degli abbinamenti ben riusciti, anche talvolta inaspettati. Luciano, grazie per averci regalato questa pizza, grazie ai nostri telespettatori per essere stati insieme a noi, grazie a Nicolino e la sua splendida azienda Terre d'Erce. Io vi do l'appuntamento a domenica prossima per un nuovo bellissimo viaggio insieme. Racconti di gusto, cucina e territorio.